Minchia, quel piatto di pasta che mi ha fatto mela faceva così tanto schifo che quando sono andato a cagarlo nel cesso, il cesso me l'ha risputato in faccia. Ehi tu, puoi venire un attimo qua, ti dobbiamo dire una cosa. Voi chi siete? Salsicce Mafios, volevo dire, siamo dei macellai, sì. Abbiamo una salumeria che si chiama la salsiccia arrostita. Ma voi siete le salsicce? No, noi siamo due zucchine rosse. Siamo caduti dentro la vernice. Non ci stai credendo, vero? Sì. Comunque vieni qua, ti vogliamo dire una cosa, un'offerta. Ah, un'offerta, minchia. Già te lo dico, sto senza un euro. No, un'offerta in quel senso, un'offerta particolare. Sì, dai, dimmi. In pratica mi è giunto che tu hai una fabbrica dove fai bombe nucleari. Sì, allora... E volevamo fare una scommessa, dove se noi vinciamo la scommessa tu ci dai la fabbrica. Se vinci tu ti tieni la fabbrica e anche 100.000 euro. Ci stai? No, perché io sono sfortunatissimo e le scommesse le perdo sempre. Mi dispiace ma no. Cioè poi mi dispiace un cazzo, andatevene a fanculo, un cazzo che mi do la mia fabbrica. Mi date 100.000 euro e con quella ci guadagno 1 milione di euro con quella. Io te l'avevo detto che rifiutavo. No, non può rifiutare. Allora se non ce l'ha da lui, sai che faremo? Cosa faremo? Ce la prenderemo noi. Attaccheremo la fabbrica. Se ha delle difese, ma che difese deve avere? A massimo tiene un marrucchino là dentro che gli sistema le bombe. Allora? E allora sarà facilissimo. Mettiamo fuori il capo il marrucchino e la fabbrica è tutta libera. E se poi viene lui, ammazziamo pure lui. Molto semplice. Breve, preciso e conciso. Vai. Sì, ma se facciamo una brutta fine... Giacomo, se non ti stai zitto ti faccio... ti butto dentro un tombino. Va bene, capo, va bene. Porca di quella madò. Ciao Giulio, tutto bene? Cosa vuoi? Perché stavi imprecando da un quarto d'ora? Ho fatto una torre di bombe e sono cadute tutte. Sì, ma lo sanno che tu che non sai fare le torri, ma sei bravo solo ad abbatterle. Ma tu stai zitto, va. Comunque è successa una cosa stranissima. Ah sì? Quale? Gaetano non ti ha voluto fare uno sconto di 3 centesimi sulle bombe? No, a parte quello, delle salsicce mi hanno chiesto di fare una scommessa per avere la fabbrica. E tu sei un coglione che ha accettato. No, l'ho rifiutata. Minchia, la prima volta che fai qualcosa di intelligente, meno male. Forza ragazzi, andate! Ha detto il capo, dobbiamo circondare la fabbrica. Le uscite, dobbiamo tappare tutte le uscite, preparate le armi. Sì, sì, ho un'arma potentissima, tengo un pirulino esplosivo. Perfetto, vai, preparate tutto e bloccate le uscite, dobbiamo fare irruzione. Mi rimancio quello che ho detto, sei e rimarrai coglione. Veloce, prendi un'arma, dobbiamo fare in fretta. Oh, ma noi siamo solamente in due. E poi perché dobbiamo proteggere la fabbrica? Perché è la nostra fabbrica e noi la proteggeremo fino alla fine. La fabbrica in realtà è tua, io lavoro qua. E appunto, tu lavori qua, quindi sempre sei una mia proprietà e io ti comando. In che senso? Mi stai abusando? Più o meno. Prendi un'arma e dammi una mano a difendere, capito? E va bene. Veloce, prendi tutte le armi che vedi. E mica come faccio a tenere tre bazooka in una sola mano? Usa pure la tua terza mano. E qual è? Forza, andiamo. Guarda là in fondo. Cavolo, minchia, guarda quanto ben di Dio. Solamente una di quelle potrebbe valere 10.000 euro, incredibile. Va bene, però dobbiamo stare molto attenti. Non ti preoccupare, mantieni la calma. Potrebbero attaccare da qualsiasi parte. Voi non fate casino, vedi che non ci attaccheranno. Continuiamo finché quando li troviamo li facciamo fuori. Oh cavolo, oddio, cosa è successo? Hanno staccato la corrente, cavolo, non vedo niente. Perfetto, è ora del piano A. Oddio, cos'è quella? State giù! Oddio. Madò, che cavolo è stato? Cosa è successo? È successo che adesso minchia mi saluti un pochettino Gesù Cristo. No, 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 no. Forse possiamo negoziare qualcosa. Sì, va bene, negoziamo qualcosa. Quindi che negoziamo? Il tuo culo.
Ecco, così mi imparate ad attaccare la mia fabbrica. Non sono finiti. Minchia, che cazzo è successo qua? Niente. Non sono finiti, ne stanno arrivando degli altri. E quindi ammazziamo pure loro. Ma sei scemo, sono in troppi, dobbiamo andarcene. Io non abbandono tutto quello che ho costruito. Invece lo dobbiamo fare se non vuoi essere sfottuto da quei tizi. Io non mi faccio fottere da nessuno. A parte da mela. Dai, forza, andiamo! No, io non abbandonerò mai la mia fabbrica. Prendi un'arma e andiamo a combattere. Abbiamo finito le bombe rotolone che possiamo lanciare. Ce ne stanno altre. Dove? Dentro lo scantinato. Valle a prendere e lanciagliela addosso. Io ti copro, va bene? Ok, tutto chiaro, tutto chiaro. Forza, dai, uscite fuori. Oddio, ma quel... Aia, porca di quella miseria. Oddio, ma quel tizio c'ha un lanciagranate. Che cavolo è stato questo rumore? Oddio! Lo so che sei dietro quelle scatole! Lo so che ti nascondi da qualche parte. Esci fuori che ti faccio saltare in aria quei pochi capelli che tieni. Se ce li hai. Forza, esci fuori! Oh cavolo, deve funzionare per forza questa. Come si attiva sta granata di merda? Vai, buttagliela in fronte proprio. Ecco, ti ripago con la tua stessa moneta. Ma che cavolo? Aia. Ciao. Cosa vuoi? Se non ti dispiace questo me lo prendo io. Tanto staranno arrivando gli altri sicuro. E tanto io l'ammazzerò sicuro. Fermo! Butta subito a terra quel lanciagranate, va bene? No, non lo butto a terra. Buttalo a terra oppure ti radiamo i peli delle chiappe. Tu invece raderai i peli. Tutto bene? No. Mi sono fatto talmente male che non riesco manco ad urlare. Va bene, adesso saremo noi quelli invece a farti del mare. Quello sì che farà urlare. Jonathan. Non mi rompere le palle, stai zitto. Jonathan, ti volevo dire una cosa. Cosa? Dai, parla! Siamo fottuti. Perché? Oh, merda. Io sono sopravvissuto. Ma stai zitto, va. Ma stai proprio zitto. Minchia, Peppe, certo che quelle bombe rotonde sono perfette per uccidere questi tizi. Sì, mi raccomando, dopo fatti una levata che hai toccato un pochettino di culo sporco ripieno di Nutella. Va bene, comunque adesso continueremo a difendere. Prima di tutto fammi buttare sto lanciagranate che ho appena visto che è la roba più inutile del mondo. Ok, però le abbiamo finite, ce n'era giusto una in cantina. Come? Le altre dove cacchio sono? Forse le ho vendute? Sei un coglione, un coglione. Grazie, prego. Ok, c'ho ancora del tempo per preparare altre difese, quindi facciamolo. Vaffanculo! Dai, però, non è giusto, ma ce le hack! Non me ne frego un cacchio, i miei uomini sono inutili, mo ti finisco io una volta per tutte a te. Ah sì, stai attento a cosa ti finirà tu cosa ti succederà. Perché, cosa mi sta per succedere? Guarda che io sono troppo potente per morire. E io? Tu sei troppo coglione per rimanere in vita. Grazie mille per il complimento. E comunque ti volevo dire che ormai la fabbrica tua è mia. Ma che cacchio? Oddio, come ho fatto a non accorgermi? Pure io ti devo dire una cosa. Che cosa? E comunque io ti sto per bucare le chiappe. Vai, Giulio, ammazzalo! Ovvio che lo ammazzo, sto stronzo. Oddio! No! Oh! Lasciatemi, lasciatemi, me ne vado! Lasciatemi, farò ritirare tutti i miei soldati così. Quindi cosa fai ritirare? Porca di quella miseria! Non fai ritirare nessuno, hai capito? Pezzo di merda, ti stupro, la mamma. Se volete ce n'è anche un po' per voi. No, grazie, non siamo molto interessati. È vero che ce ne andiamo? Sì, noi ce ne andiamo. Sì, noi facciamo i bravi. Perfetto, andatevene prima che vi faccio strisciare. Noi in realtà già strisciamo. Prima che non vi faccio nemmeno strisciare. Oh cavolo, no, noi siamo bravi, ce ne andiamo a mangiare un bel kebab. La pizza vi dovete mangiare, la pizza.
Minchia, è tornata pure la corrente. Oh, ti meriti proprio un regalo, visto che abbiamo, che hai salvato la fabbrica. Un aumento di stipendio, no? Però ti pagherò molto di più. Ah, però a costo di una cosa. Vedi che adesso mo che abbiamo combattuto quelle salsicce, tutte quante morte, tutto distrutto. Adesso c'è un casino della Madonna. Quindi adesso ti dirò una bella notizia. Quale? Pulisci tutto sto casino, altrimenti ti ammazzo. Chiaro? Buona pulizia. Minchia, ma stai troppo agitato. Guaio, calmati, mamma mia. Non si può manco un po' scherzare, che questo subito ti riduce all'osso. Nel vero senso della parola.